Nell'ambito delle architetture militari del Materano, Torre Accio occupa una posizione di rilievo. Essa è ubicata in prossimità del fiume Basento, laddove un tempo era il piccolo feudo di Appio, prima appartenente alla contea normanna di Montescaglioso. La località per molto tempo ha favorito lo sviluppo della zona, costituendo un punto di riferimento per la difesa del territorio. Il promotore della realizzazione della Torre Accio fu il governatore pisticcese Don Roberto de Lomassaro, proveniente da un'umile famiglia. La torre, da lui stesso progettata, venne istituita con il decreto del 26 aprile 1568. Probabilmente la torre è stata più volte ristrutturata e fortificata. A pianta quadrangolare, presenta elementi di pregevole fattura nelle finestre in pietra sagomata e nella porta d'ingresso con decorazioni floreali. Molto caratteristica è la scala interna a chiocciola, anch'essa in pietra. Nei pressi della torre è ubicata la tomba del grande tragediografo latino Accio, vissuto nel II secolo a.C. e da cui prende il nome la torre stessa.